ci piace la danza della pace. Cantano e ballano così i bimbi della sede di Mercatello dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Salerno. La scuola diretta dalla dirigente Ida Lenza, accolto da ieri nella materna Ivanka 4 anni e Anna 10 nella scuola primaria, che hanno lasciato in Ucraina il papà elettricista e sono venute con la mamma dalla nonna che già vive da tempo in Italia. Il nonno, che vive invece in Russia, nega che ci sia la guerra, mentre i loro occhi oggi raccontano di non aver ancora dimenticato l'orrore e la paura che hanno vissuto. Oggi Ivanka, nella sua tutina rossa, salta e balla con i suoi compagni che le tengono la mano e le danno la forza per superare le difficoltà di aver lasciato la sua casa. A dire grazie sono la mamma e la nonna delle due sorelline. Siamo senza parole, non ci aspettavamo un'accoglienza così. Grazie, grazie. Ha dovuto venire qua perché sapete già come è successo le cose, che Russia ha invasato il nostro territorio, scappato dalle bombe, passato tempo sottoterra, allora è arrivata qua perché c'è la nonna. Lei proprio colpita, come ho già detto, di vostra accoglienza, di vostra sincerità, ringrazia tanto che cioè, questo proprio che lei mancava questa accoglienza, questa cosa dopo quello che hanno subito, avuto in Ucraina, dopo tutte queste guerre. Le parole accoglienza e solidarietà, che abbiamo sentito tante volte in questi giorni, vengono tradotte qui in un'azione concreta con la mano dei bimbi che stringono per un giro tondo quella delle due sorelline ucraine, riuscendo a strappare loro, con bandierine che invocano la pace anche nella loro lingua, regali e abbracci, dei timidi sorrisi. Grazie, grazie, continua a ripetere anche Anna e i suoi compagni che hanno partecipato alla cerimonia di accoglienza, alla quale questa mattina non ha voluto mancare l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Salerno, Gaetana Falcone, in compagnia della dirigente scolastica. Che stiamo percependo venti di pace, che questo loro soggiorno qui nella nostra città possa durare poco, ma soprattutto che possa servire ai nostri ragazzi questo ponte virtuale con l'Ucraina, che la guerra è una cosa che non bisogna accettare, bisogna sempre ripudiare, ma soprattutto di costruire ponti di pace, perché il futuro all'improvviso può cambiare per tutti. Lei ha detto ad Anna, la bambina più grande, spero che la tua permanenza qui duri poco, perché significa che la guerra è finita. Beh, questo è quello che ci auguriamo tutti, che la permanenza di Anna e di tutti i bambini che stanno qui e che ancora non hanno dimenticato le bombe, perché molti di loro ricordano ancora con lucidità le bombe che cadevano sulla loro scuola, possa durare poco. Poco, ma allo stesso tempo che possano avere un riferimento con l'Italia, con degli amici italiani e con gli amici di Salerno.